sente adesso? Stavo parlando io da solo. Vabbè, no, comunque dicevo, io alla fine io sono main killer, quindi rank 2 ci sta. E questi tutti, 2 con la torcia. E tutti con la corona. No, 3 con la torcia. Vabbè, questa si prospetta una partita persa, già te lo dico. Vediamo un attimo. Diciamo queste partite qua, verso la fine, bisogna slaggare se tipo resta un gen e ancora tutti i surb vivi. Vediamo un attimo come va. E niente, comunque, che stavo dicendo? Ah, sì, sullo spettro BBQ, Pop, Nurse Calling e Macellaio, che sarebbe Sloppy. Secondo me sono tra i perk migliori. Ho visto altre belle build con Thanatos, a volte Bamboozle. Macellaio è ottimo, Macellaio è uno dei perk più forti del gioco secondo me, perché fa perdere tempo ai sopravvissuti, soprattutto se hanno cura di sé. Se hanno cura di sé con Macellaio la cura dura veramente una vita. Se hanno il medikit non tanto, quindi il potere ai nabbi, ma che hanno scritto? Vabbè, comunque, alla fine queste. L'obiettivo è far perdere tempo ai surb e stenderli. Il chase dipende tutto dai surb alla fine. Dal killer sì, ok, puoi fare mind game e roba così, però se il surb è bravo, ma anche coi gen, il game, ormai lo sappiamo che il gioco è surb side, cioè è molto più facile vincere da surb che da killer, se si è organizzati ovviamente. Ok, vediamo un attimo. Ah, tra l'altro dovrei trovare anche la corona, vorrei trovare. Anche se non credo di usarla poi. Vabbè. Comunque, fase iniziale. Troviamo i surb. Si spera. È uno. Ho sentito un altro. Vabbè, te la pigliamo. Ok, ho provato a fare il fake. Dead hard. Che non me lo aspetto. Che voglio un po' di bloccare già al primo gancio. Allora, c'è uno. Dove è andato Dwight? Già curata? Che c'hanno? Will make it? E di protezione. Con macellaio diciamo che tutte le hit sono importanti. Quindi importante hittare.
Non dovrebbe riuscire a fare il save, no, infatti. Vabbè, questa da ferita. Sappiamo. The Dard. Ok. Decisive? No, vabbè, ha toccato pure il gen, giustamente. Vediamo un attimo, BBQ. Ancora niente. Ah, c'è uno lì. L'ha finito, vabbè. Andiamo da questi che stanno a curare. Vedi, vocazione serve. Mica ce l'ha fatto, cioè, no. Ah, infatti. Ecco qua. Se vedi che i mind game non cascano, vai dritto per dritto. Cioè, i surb medi o fanno mind game o non li fanno. Non fanno un misto. Comunque, sto leggendo poco. Premade. Sì, premade sicuramente. Però c'è da dire che premade consolare, quindi non so. Allora, questa sta a due ganci. Ok, no, niente da dare. Grazie. Mi ha regalato la kill. Non è manco andata sul pallet. Va bene, questi sono scarsi. Ancora fa quel genere. Comunque se vedi che i gen tipo 4 gen, cioè non. Pensa solo a Fagin. Auto aim, attenzione. Che fa con la torcia? Vabbè. È andato dritto? Sì. Vabbè, qua anticipo ci stava. Sapevo che avrebbe camperato il pallet. Ma stanno pure sbagliando a fare gen, cioè i skill check. Madonna. Vedi, BBQ fondamentale. Però Tremori su per giù fa la stessa cosa. Ma non si fa alla fine, si fa all'inizio la torciata. Le cure così non si fanno con. Quando. Cioè, o non sanno che ho vocazione. O non saprei. Qua ad esempio Bamboozle mi avrebbe fatto comodo. Vabbè, questo tira dritto. Vabbè, non sa giocare.
Bravo, bravo. Almeno questa l'ha incarrata. Però se ne va dal loop. E vabbè. Che torna 4x4. Sì. Bravo, bravo, aspettato. Lo butta? Attenzione. Mi sa che non ce la fa. Ah, altro pallet. Ah, questo è safe. Body block. E si killa. Body block alle finestre è una delle armi più forti di... dello spettro. Non ho il gancio, attenzione. Ce la faccio? Mi sa di no. C'è una zona completamente senza ganci. Nada. Cioè, non mi torci quando rompo il palo. Mica è sceso giù, no, non credo. Vabbè, quello è morto. Ma questo trova la botola. Io però vorrei trovare la corona. Non me ne frega di fa 4 su 4. Donde stas la corona? Sì, un sacco di punti. Però io sto già quasi al massimo. Mi scoccio di fare le tele. Ti devo lasciare un attimo qua perché mi serve. Sentite il suono. Mi serve la corona. Tra l'altro hanno messo anche la skin della corona particolare. Adrenalina? No. Eccola qua la corona. Ok. Vediamo di trovare il cadavere, se non dobbiamo aspettare. Ah, comunque pure quest'addon è ottimo, che rompi le cose prima. Cioè, non ci mette niente. Da invisibile però. Io lo sto provando, però forse è meglio quello che... con spazio si raccoglie. Devi tenere premuto. Però la devi prima trovare, ovviamente. Surb, dove sarà andato? Qua. Non credo. Un'altra volta, però non si può raccogliere dopo che l'hai raccolto una volta. È andato in angolo, no? Ah, non ne ho idea.
Ma ieri forse, ieri io l'ho trovata 3 volte e non me l'ha mai presa perché era buggata. Mo hanno sistemato. Pare che hanno sistemato, vediamo se me la dà. Vabbè, GG, cioè. Non troppo GG che questi hanno un po' sbagliato all'inizio a body, cioè a body block al primo gancio. Secondo me è un po' sbagliato. Soprattutto che vedono che c'è un macellaio, poi stanno pure in premade. Vabbè. Possessione 12 volte. Infatti sono andato oltre la soglia. Penso per i 500.000 che mi hanno regalato. Quasi 2 pip. Ci sta, ci sta. Quanto abbiamo fatto il punteggio in totale? 217.000. Porca miseria. Allora, vediamo se mi ha sbloccato la corona. Master, che dici? Continuo a fare spettro o vuoi vedere qualcos'altro come killer? Eccola qua. Però molto meglio. Quale avevo prima? Questa. Bella. Ce li ho tutti. Slinger. Non sono fortissimo, però ci proviamo. Mo qua non so come mi funziona per i punti. Cioè, se guadagno o no. Le torte non le posso usare perché sennò le spreco. Allora, vabbè, mi livello un po' lo slinger. C'ho già build. Sì, tra l'altro era pure non c'è male sta build. Perfetto. Sì, non c'è problema, però. Probabile che sarà una brutta partita, eh. Ma alla fine perché io farmo un sacco BBQ e da Surb we're gonna live forever. Poi metto se quasi sempre torte, festoni, roba così. Quindi questo lo uso. Questo sembra l'offerta della nuova mappa. Manco BBQ trovo. Ma quindi BBQ ce l'hai sbloccato, ma non lo trovi nel reliquiario. Cioè, scusa, nella tela. Il fatto è che tu li hai livellati sparsi, killer. Perché non trovo manco il dè. Perché conviene tipo livellare solo Leatherface all'inizio. Quindi Leatherface e il clown. E sblocchi BBQ e Pop per tutti. E poi livelli gli altri. In modo tale che BBQ e Pop ce l'hai su tutti sicuramente. Almeno io così ho fatto. Poi vabbè, col tempo sblocchi tutti i perk.
Mi sa che questo invece è un pre-made da PC e vedremo subito la differenza che questi mi distruggono. Vabbè, però c'è anche da dire che io sono main campanaro, quindi non vale, non vale. Saranno più forti perché già vedo quel David senza maglietta che mi spaventa un po'. E niente. Master, tu sì, come killer, come surb, come perk, che ti piace di più? Vabbè, alla fine diciamo i surb sono tutti uguali, cambiano solo i perk. Mentre come killer, chi ti piace di più? Neogorgone. Neogorgone è forte con Save the Best. Cioè l'ho visto usato anche senza, però io l'ho sempre usato con Save the Best e mi trovo bene. Guarda, Slinger secondo me non è facile come killer, anzi. Ok. Ma mi sta camperando il palo, ma veramente, va bene. Ma forse mi rimangio le parole di prima. Avevo visto quel David a sinistra, però ho detto fammi seguire lei, che mi sembra la più scarsa. Ok. BBQ, David a curarsi. E qui hanno sbagliato lo skill check. Diciamo che sullo Slinger sarebbe fondamentale monitor, però non riesco a giocare senza sti perchi, quindi faccio a meno. Soprattutto in sta mappa, poi che. Vabbè, tanto mi farmo. Ok. Vabbè. Quelli che si camperano i pallet se anticipi fanno sempre questa fine qua. Ok. Ad esempio, in questo caso Tremori Frementi non si sarebbe attivato perché non sono passati 60 secondi per il cooldown. Niente, vabbè. Quindi BBQ io lo preferisco proprio per questo. Sì, vabbè. Mi hanno pure sbagliato il save con pallet. Non l'avevo neanche visto. Vabbè. No, ma è qui.
Con lo slinger non sono troppo bravo a fare i tiri. Bravissimo. Ah, ma c'era un gancio qua. Non l'ho visto proprio. Niente BBQ. Ah, eccolo lì. A rank 2 sì, trovo sta gente. Ma alla sera però, eh. Se gioco la mattina trovo certa gente fortissima. Che veramente fa paura. Di sera gio... No, vabbè. Ai tempi... Sì, ma giocano i pro, ma non su DBD. Su altri giochi. Allora, secondo me è andato uno sopra. Vediamo se c'è ragione. No. Niente, armadietto. Nada. Niente tracce. Vabbè. Qua dietro di nuovo. Vabbè, vediamo un attimo. Quello è andato a continuare quel gen lì. Infatti, mo lo chiudo pure. Non ce la faccio. Ok. E save the best qua. Ci ha aiutato un sacco. Vediamo se è il The Dard. Non è il The Dard. Cioè, save the best a 8. Mamma mia, è OP. Che tasto per lasciare il gancio? Devi attaccare per lasciare il gancio. Quindi M1. Vabbè. Non c'è cascato stavolta. Sai che c'è qualcuno su quel gen che si nasconde subito appena arrivo? Ah, questo è spento. Ok. Forse quello mi conviene lasciarglielo fare, però andiamoci lo stesso. Sì, fai in automatico. 70%. Peccato. Purtroppo la cosa che non mi piace sua. Peccato. La cosa che non mi piace sua è che c'è un delay tra il lancio e effettivamente quando viene colpito. Vabbè. Lo sapevo. Vabbè.
questo loop tipo lo sbagliano tutti perché bisogna restare fermi. Se il killer si avvicina, scavalchi, se no non scavalchi. Cioè, abbastanza semplice. Poi vabbè, dopo 2-3 fake che fai, il killer ti prende però. Lui ha scavalcato subito. Attenzione. C'era qui uno. Vabbè, quello non fa niente, che me l'hanno chiuso. Togliamo sto pallet. Pure questo. Qua patrolliamo un attimo. Qualcuno? No. Mica sta qua dietro. Lì. Ah, mi sono scordato di ricaricare. Mannaggia. Ecco qua, classico esempio del ritardo del colpo. Sì, eh? Lui si arrende. Ce l'ha fatta, attenzione. Sì, con la torcia. Questo è il più forte, che tra l'altro è l'ossessione, che quindi lascerò libero fino alla fine. Non vorrei perdere i token. Scomparse le tracce completamente. Se questi si splittano a fare il gen, possono vincere. Che sono ancora in tre. Hanno curato a quello. E hanno sbagliato lo skill check, vabbè. Si è appena buttata. Niente. L'ho sentita, ma non ho capito. Ah, ecco, attenzione. Come fanno a capire? Vabbè. Cioè, dai, questa l'ho presa. Forse è troppo distante, non lo so. Peccato però mi sto a perdere i token di Save the Best. Sono tornato a 4 token. Peccato. Vabbè. Però almeno questa è la più forte del gioco. Cioè della partita. Quello sbaglio skill check. Andiamo a poppare lì. Anche se quello sopra era abbastanza avanzato. Eh no, meglio qui, dai. Sì, brava. Sapevo che si buttava dal buco. Ok. Fate quel save.
Questo ti bagga veramente. Ma no, no. Vediamo un po' dove è andata l'altra. Ah, botola qui. Attenzione. No, no, sì. Non si vergogna. Sì, no, ma a volte ti beggano una certa persona. Purtroppo ti devo camperare. Purtroppo ti devo camperare perché la botola è qui. Comunque mi sa che l'altro se chiudo la botola scappa perché è bravo, cioè non si farà vedere. Ha finito il gen addirittura. Però non è una buona mossa. Infatti. Hai sbagliato a fare il gen. Non lo dovevi fare. Vabbè. Però Fumanji ha carriato la partita, devo dire. Bravissimo. Gli altri no. Il David senza maglietta di solito è sempre forte. Stavolta è abbastanza deluso. Fammi chiudere la botola. Ok. Addirittura impietoso con lui. Non me l'aspettavo proprio. David che fa no. No, ma a parte il no. Il teabag, quello mi fa più ridere. Cioè, dopo che l'ho preso, ogni volta che ho provato a hittarlo, l'ho colpito. Quasi rank 1. Attenzione, io non ci sono mai arrivato a rank 1, anche perché non ci ho mai provato. Nel senso, arrivavo a rank 4, e dato che il reset comunque ti porta a 5, non giocavo più praticamente. Dai, allora faccio l'ultima. Che proponi come killer? Che propini? Demo. Il demo. Sì, però penso di derancare col demo. Dai, aspetta, ci provo. Allora, Discord, ok, perks giusti. Ok. E niente, va bene così. Due torte di fila, attenzione. Sì, ma alla fine si farmano molto velocemente le torte. Sta cosa mi piace. Almeno questa l'hanno pensata bene i sviluppatori. E niente, vediamo un po'. La chiave. La chiave, ma perché la chiave? No, la build ci dovrebbe stare. Una buona build.
Cercherò di fare il mio meglio, spero di non trovare l'ossessione all'inizio. La partita scorsa sono stato fortunato pure dal punto di vista dell'ossessione, che sì, l'ho trovata all'inizio, ma non, cioè, per puro caso non l'ho colpita. E ho preso sempre quelli che non erano l'ossessione, quindi save the best, armato subito all'8, con le prime 8 hit praticamente. No, vabbè, se trovo Leo me ne vado. Cambio lobby, sono troppo forti loro per me. Mongia non so chi sia. Sempre uno streamer italiano. Ah, Monia, ok. Sì, pure è forte. Ho visto quando hanno fatto la subathon di Leo. Madò, lui, Monia, Nate e Jimmy. Mamma mia. Che team. Il bello che ho visto si mettevano a cazzeggiare e vincevano comunque tutte le partite. Cioè, quando uno è forte, non ci sta niente da fare. Fattoria Goldwyn. GG. It's loose. Ha sbagliato. Bravo. Non sono molto bravo con lo squarcio io. Però, hai sbagliato. Oh, qui c'era uno, però andiamo da questi che stavano in due. Infatti. Ok, sessione ittata con l'M2 e torno da te. Ah, poi il consiglio che ti do, quando fai le hit, tieni sempre premuto, perché provano sempre a fare 180, 360, queste cose qua. Se tieni premuto puoi continuare a girare il mouse. Ah, lui è ancora ferito. Vabbè, ce lo prendiamo. Ok. Però questi rushano come che. Quindi la partita. Non la vedo benissimo, sinceramente. No, non mi conviene. Oh sì. Sì, forse sì. Vabbè. La fa? No. Ok. Perso due stacco, però.
Demo è con la licenza, sì, certo, è Stranger Things. Il fatto che me ne sono tolto uno è ottimo. La partita si sta ribilanciando, anche se sì. Sapevo che mi chiudevano quel gen. Ma hanno chiuso pure quasi questo. La faccio? Ce la faccio a poppare, ok. Non mi conviene tunnelare lui, però. Non voglio restare con due stack. Vabbè, dai. No, uno stack. Vabbè. Abbiamo buttato save the best, però sono rimasti in due. Comunque io cos'è che non so fare col Demogorgone? Usare bene i portali. Ah, questo piazzo qua. Vado là, proviamo un attimo. Infatti, giusta intuizione. Ok. Questo è forte, tocca il gen, se ne va. Ci ha provato. Sentita qui, infatti. Madonna! Mo deve tirare per forza. Ok. Olè. E qua il mind game è stato girare la luce, semplicemente, del killer. Vediamo un po' BBQ che ci dice. BBQ non ci dice niente, quindi sarà andato in un armadietto. O è vicino. È vicino. C'ha sprint? Sì. Vabbè, se è forte comunque a loopare, eh. Ma la 4x4 mi tiene una vita. È lì. Olè. No, non mi ha tenuto la vita. Sono riuscito a usare lo squarcio. E vabbè, tu ti sei fatto vedere. È sbagliato. Ah no, c'è la Unbreakable. Staranno insieme questi due. Ah, o è quella con la chiave? E sa dov'è la botola? Sì. Vabbè. Vabbè, senza chiave non avrebbe vinto. Comunque GG lo stesso. Sinceramente non mi aspettavo sta partita col Demogorgone, dai. Ho giocato bene. Questa c'ha il decisive, però. No? Strano. Ah no, ha toccato il gen, giusto, giusto.
La chiave va nerfata assolutamente. I dev ne parlano da 5 anni ormai, da quando è uscito il gioco praticamente. E non l'hanno mai fatto. Chissà. Madonna, quanto è buggato quando ti butti dalle altezze strane. E forse rank 1, attenzione. Vediamo un attimo. No, non ho fatto il pip. Non ho fatto il pip. Manca uno stack. Ah no, tre. Strano però. Cioè, prossimità al gancio meno uno. Io non ho assolutamente camperato. Vabbè. Niente. Volevo che assistessi live al rank 1 e niente da fare. Però mi sono divertito sta partita. Tu che dici? Ti è piaciuta? Dai, poi la prossima volta. Grazie, grazie. La prossima volta voglio vedere a te. Voglio vedere un po'. Casomai ci mettiamo pure su Discord. E ti do i consigli proprio live. E vabbè, se ti do i consigli, guarda che. Io facevo schifo da killer. Ho imparato facendo solo le cose giuste, nel senso guardando gli altri streamer, ho guardato proprio alla lettera quello che facevano, l'ho provato a replicare e sono migliorato, ovviamente non in una partita, ce ne sono volute tante, però diciamo già dalla prima partita che sapevo già come comportarmi, già era cambiato un sacco. E il fatto è sapere proprio cosa fare in una determinata situazione. Sì, ma è giusto, pure io stavo concentrato, infatti non leggevo neanche, io poi sono. Ho iniziato anche da poco a streamare, cioè da 3 giorni a streamare. E quindi non sono manco abituato a leggere la chat. Scritte sì, a voce no. Non lo so, secondo me è più difficile leggere mentre. Ah, se riesce, vabbè, allora scrivo. Alla fine non, a me non cambia niente. Pensavo, cioè per me è più facile sentire i consigli rispetto che leggerli. Anche perché mentre gioco non riesco a leggere. O comunque pochissimo nei momenti morti, diciamo, quando appendo i surf, queste cose qua. Comunque, se ti piace il Demogorgone, questa build molto buona. Tu che perk c'hai? Ti faccio una build al volo. Con i perk che hai tu. Ti manca BBQ. Vabbè, c'hai tre mori, no? Vabbè, non la so la build. Non la so la build di GK. Che c'ha? Che usa? Allora, userà sicuramente, penso, intervento corrotto. Ok, intervento BBQ pop. E forse save the best. O macellaio. Conserva il meglio questo qua. Vabbè, build abbastanza classica pure questa. Solo che, allora, intervento io. È un ottimo perk. Anzi, lo consiglio pure da usare. Però. Alla fine capita che o i surb non spawnano vicino all'intervento e quindi in pratica non ha effetto, cioè ti devi controllare meno gen, però non ha effetto alla fine. E poi il fatto che dura 120 secondi, quindi sì, è un buon perk però a tempo, un po' come inseguitore letale, no? Cioè. Mo ti faccio vedere sto perk, non so se l'hai visto. Per me è pessimo come perk. Sa, gente a cui piace un sacco, ma non. Eccolo qua. Allora, all'inizio della prova, vedi le aure di tutti i sopravvissuti per 9 secondi. Poi è finito il perk. Cioè, da buttare.
No, vabbè, l'inseguitore letale è quello del Nemesis. Quindi se non c'è il Nemesis non è ancora uscito, mi pare, neanche nello shrine. E 9 secondi. Troppo poco. Cioè, a quel punto meglio intervento, almeno so 120 secondi. Ok che non sai dove stanno i surf precisamente, però almeno. No, invece. Allora, il Nemesis non è forte, assolutamente, anzi. Ah, tra l'altro uso la stessa build de del Demogorgone sul Nemesis. E funziona bene. Perché Seed the Best sul Nemesis è molto forte, perché l'M2 del Nemesis è forte, però devi dare 3 hit. E quindi devi dare 3 hit iniziali, e poi se si vaccinano un'altra volta 3 hit, ti fa perdere un sacco di tempo. Quindi con Seed Best all'inizio si va di M1 e basta quasi. M2 solo sull'ossessione. E poi quando ti togli un surb inizi ad andare di M2. E si vince. Alla fine il gioco è togliersi un surb il prima possibile. Perché se giocano in 3 stanno in difficoltà. Questa l'ho fatta sta sfida, non ancora. E vabbè, niente. Abbiamo fatto un'ora di stream, esattamente come volevo. E ho comprato da pochi gemelli. Guarda, i gemelli. La build che ho, sinceramente, non. Ah, me l'ha tolta. Non me la ricordo. Allora, era sicuro Pop, Discordia, Pop Discordia, forse intervento, non mi ricordo. No, non era terrore. Forse era Thanatos. Non mai ricordo la build che usavo. Ah, mi ricordo gli add-on che erano il cappuccio. Anzi, no, il candelabro. No, 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 scusa, il cappuccio e la spadina. Ok. Come perk mi sembra questi. Ah, missile macellaio. Non mi ricordo. Comunque, allora, i gemelli ci ho vinto tante partite, però non mi sono mai piaciute. Nel senso che, cioè, alla fine o slaghi o perdi con i gemelli. Cioè, è proprio un killer da slug. Da quando inizi a giocare, già dal primo surb. No, dal primo no, già dal secondo surb devi slaggare. Come è rimasto Rocket? No, Dead by Daylight. Ma come? No, mi sa che era un bug, perché stamattina ho giocato a Rocket. Sì, DBD. No, sarà buggato, non fa niente. Ah, comunque, com'è andata la stream a livello di qualità e mica era pixelata. Perché sto streamando con la CPU, tra l'altro fammi vedere a quanto sta. 26%, no, buona come uso. Un pochino pixelata, un pochino di. No, beh, lag non credo ci sia stato, almeno per me, come FPS. Pixelata quando ero in combat. Dopo me la vado un attimo a rivedere, non capisco come sistemare sta cosa, anche perché ho messo 1080.
Ho visto a 720 era ancora peggio e quindi ho rimesso 1080 e non lo so, devo un attimo vedere. Vabbè, e niente, è arrivato un altro spettatore, ma io stavo. Ah, Brady Mercury. Ciao, Brady. Mi fa piacere essere qua. Io mo stavo chiudendo la live, però domani mattina credo che torno con Rocket League. Domani ci sei? Ah. Vabbè, tu mi hai messo il follow poco fa. Vabbè, comunque se vuoi dare un'occhiata, vedi un attimo il VOD. Abbiamo vinto, cioè ho vinto tutte le partite. E però non sono riuscito a fare l'ultimo pip. Mi manca solo l'ultimo pip. Vabbè. Ho anche preso la corona sullo spettro. Eccola qua. Però mi piace più così. Quindi la tengo giusto per. Tra l'altro questo pure è bello. Bush, ma tu stai a giocare a killer ultimamente? Stai a fare solo surf? Sì, a Brady Mercury, che sarebbe Bushmaster, è un amico di Discord. Ci sei ancora? Scomparso. Vabbè raga, io devo assolutamente spegnere il computer che sta scheda video a 78 gradi e CPU a 73 gradi, sto facendo la sauna letteralmente. Sto morendo di caldo, mo accendo un attimo il condizionatore. Eh sì. Purtroppo la scheda video mi sta fa un po' troppi gradi, non so perché. Avevo l'overclock, l'ho pure tolto, ma niente. Vabbè, in ogni caso, ragazzi, continuo domani, penso con Rocket League la mattina e forse un po' di DBD la sera. Ah no, la sera c'è la partita d'Italia, no, quindi non streammo. Vabbè, no, Master, ci sentiamo su Discord, va bene? Ok, vabbè, allora ciao a tutti e alla prossima. Adios. Figurati, grazie a te. Grazie a te per aver guardato.